Una ripartenza elettrizzante nel vero senso della parola, per la Onda Jazz. Eh sì, nel bel mezzo della nostra prova, la Onda Jazz, alla sua quarta generazione, la troviamo un po' SUV e un po' monovolume da città. È anche il primo modello in Europa della casa a sfoggiare il nuovo logo EHEV, che contraddistinguerà, d'ora in poi, tutti i suoi veicoli full hybrid. La versione Crossar della nuova Jazz ha un look che trae ispirazione dei SUV, pensata per chi ama uno stile di vita più attivo e sportivo. Sempre impegnata nell'elettrificazione e nella mobilità sostenibile, Honda ha lanciato il primo dei 6 modelli annunciati per il 2022. Stiamo parlando dell'Honda Jazz. Noi la proviamo nella versione Crossstar, ovvero la gemella più sportiva. Honda Jazz è totalmente ibrida, tanto è vero che a bassa velocità va a corrente. Nasconde un motore benzina 4 cilindri 1500 HEV e due motori elettrici. Tutti questi elementi lavorano perfettamente in armonia, garantendo una risposta diretta e una guida incredibilmente fluida, arrivando a derogare 109 cavalli di potenza. Una carrozzeria da monovolume, alta, con un frontale cortissimo che lascia spazio all'abitacolo. Nella Crossstar si notano le protezioni in plastica scura sui passaruota. E cade l'occhio sulle gomme, in questo caso equipaggiata con le Michelin Alpine 6, che è appunto il pneumatico invernale di fascia premium, con un buon grip su bagnato. Ti siedi e ti senti subito comoda. Siete accorti, eh? Era già accesa. Ho registrato, era già accesa, silenziosissima. Sentite un po', stiamo andando in elettrico. Una bella sensazione, vero? Alla guida è pronta a soddisfare le esigenze quotidiane. Avevo provato l'Honda Jazz appunto una generazione precedente e sono molto sorpresa delle migliorie fatte, sia dentro che fuori, che sotto il cofano. Per me è un'auto molto ben studiata per la praticità di chi cerca il massimo spazio senza pensare a misure da wagon. La trovo molto razionale, semplice fuori e la sua forma mi fa pensare più a una monovolume. Guardatela un po' bene. Dentro è tecnologica, semplicissima nell'utilizzo del menu senza troppi sfronzoli di sottomenu, è intuitiva con tutti i comandi al volante, è veramente tutto portata di mano e sott'occhio, c'è persino il pulsante a sinistra del guidatore per la luminosità dello schermo, che non è sempre così semplice da trovare. Si guida in relax e ha degli spunti vivaci, lo si sente in ripresa, e che ottima ripresa! È vero, non è sportiveggiante, ma non è questo il DNA dell'Honda Jazz, anche se Honda ha pur sempre un'anima sportiva da racing tra le quattro e due ruote.
presa questa Jazz Crossar. Sono stata piacevolmente colpita perché è molto funzionale, molto semplice, è compatta ed è razionale. Ariosità a bordo, vetri ampi e centimetri abbondano. Aumenta la visibilità grazie allo sdoppiamento dei montanti. Inoltre le plastiche non sono tutte rigide e la plancia è rivestita da un tessuto imbottito. Sfrutta bene lo spazio, un po' SUV e un po' monovolume. Quindi nuovi sedili anteriori anti-affaticamento che offrono livelli di comfort veramente buoni. E poi i famosi sedili magici posteriori che assicurano una notevole versatilità. La capacità del bagagliaio. Ecco, nella versione Crossar abbiamo una capienza di 298 litri, mentre nella versione normale sono 304. Beh, se ne perdono 50 per l'ingombro della batteria di trazione che è posta proprio sotto il piano di carico. Ciò non toglie quanto sia pratica la Jazz. È sempre qualcosa di molto piacevole. Beh, la nostra prova finisce qui, spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, mettete tantissimi like al nostro canale di YouTube e tutti i nostri social. Seguiteci sempre. Un bacio da Silvia e alla prossima! Sono arrivata allo stop e quindi posso dirvi: quando si guida e basta. Ciao!